Ciao, qui è Red dalla post-produzione. Prima di lasciarvi al video e lasciarvi gustare questa incredibile nuova stanza delle armi 3.0, vi invito a cliccare mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanella, ma soprattutto a cliccare mi piace, perché il raggiungimento dei 2000 mi piace entro la prossima settimana, quindi entro sabato prossimo, farò uscire il nuovo capitolo della stanza, perché questa è solamente la parte 1, dove ci sono anche le cose più croccanti. Quindi per piacere arriviamo a 2000 mi piace per la parte 2. Buona visione. Ciao ragazzi, io sono Red, siamo qui nella mia stanza delle armi. Oggi andremo a vedere un po' tutta la mia attrezzatura, come vi era stato promesso, per il raggiungimento dei 20k di iscritti, anche se ormai siamo a 22, ma non importa. Volevo inoltre ringraziarvi per l'incredibile supporto che avete dato al video della Revolver Roulette, stavo per dire un altro nome che è meglio non citare in questo periodo, che si è fatta praticamente 8000 visualizzazioni in 2 giorni, quindi davvero grazie mille. Se tu svapi qui dentro ci viene la panna montana. Sei un pisellomane. Prima di passare direttamente al video e quindi farvi vedere tutte le nuove migliorie apportate a quella mia gigantesca collezione di armi da software, vi voglio ricordare di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare magari un commento, che ci aiuta a crescere e soprattutto a portarvi contenuti sempre migliori. Inoltre, se foste interessati a comprare questa stupenda magliettina ufficiale Glock, quindi è ufficiale, proprio la produce la Glock, e vi consiglio di dare un'occhiata in descrizione, perché troverete un sacco di link interessanti, anche di roba di cui parlerò poi durante il video. Quindi bando alle ciance. Ok, partiremo facendo tutto questo lato qui, che come potete vedere è molto cambiato dall'ultimo video. E prima di partire vorrei ringraziare il buon JJ War dietro alla macchina da presa, che ci sta facendo da cameraman, sempre presente per queste cose, per darmi la mano a inquadrarvi la realtà delle cose. Quindi, come al solito, partiamo dalle cose meno interessanti per arrivare ai fucili. Quindi partiamo da quest'angolo qui. Bene, questo è il primo angolo della stanza, che è rimasto quasi invariato rispetto a quello che avete visto l'ultima volta. Troviamo sempre il mio cinturone multicam per il boschivo, con anche le bretelle, un po' di roba scoutistica che ho deciso di utilizzare per adornare la camera, il mio giubbotto interceptor ancora macchiato e urtato dal video con le granate che abbiamo fatto, che ho deciso di esporre su questi due manichini. Questo manichino tra l'altro è particolarmente sexy. E queste due cose qui vi spiegherò un giorno più avanti, perché sono state riposte in questa maniera. C'è qualcuno che probabilmente già lo sa. Subito sotto troviamo zona caricatori con tutti i caricatori possibili e immaginabili che uso per le mie repliche. Ho quelli dell'ARP9 GNG, quindi quelli lunghi, una serie infinita di bossoli, caricatori simil MS16 Vietnam. E ovviamente sono monofilari come tutti i miei caricatori, perché come ho già detto in passato, i monofilari sono la soluzione per risolvere i problemi dell'Europa. Era un po' di ironia, insomma, per smorzare il tempo e le cose che corrono. Caricatori vari monofilari, tra l'altro non so dove sono finiti quelli buoni, comunque su questo ci ho anche attaccato quel simbolino lì. In questa zona qui ho tutta la roba per pulizia, tra cui anche i kit che vi ho fatto vedere anche in passato, grazie. Qui trovate anche il kit Nuprol, che avevo già recensito, che sono per pulire le pistole a gas e anche i fucili, volendo, per quanto sia un po' più complicato, però ci si può pulire un pochino tutto. Spray silicone Lube del Dino e poi un po' di roba, tra cui, incredibile, fa capolino, una vecchia gioia, la benedizione per benedire le armi fatta dal prete della Far Cry, che tra l'altro devo ancora montare quel video. Perfetto, e qui poi ci sono un tot di robe che a noi non interessa. Breve analisi di questo bidone di madre. C'è dentro un po' di tutto, una katana da allenamento, un fucile a pompa Marui Shorty che non ho praticamente mai usato, però tanto, insomma, un'accetta per giocare a soft air di quelle da allenamento, un macete sempre da allenamento e un pollo tattico. È il suono peggiore
del mondo. Tutto il resto è roba che a voi non frega un tostaglio, sostanzialmente, anche perché sono pacottiglia. C'è un arco, una spada, un bastone col serpente di Jafar e poco altro. Una roba che vi potrebbe interessare però è questa. Non è altro che una camera d'aria per la bicicletta. Cosa ci potete fare? Potete tagliare una sezione di questa e, se volete dare un look un pochino cheap alla vostra pistola, alla vostra replica, potete usarla per aumentare il grip che avete sull'impugnatura. Me l'aveva consigliato una guardia giurata, penso un poliziotto, e l'ho fatto per un certo periodo quando volevo fare un'arma un pochino più rudimentale ed era carino come effetto. Qui di fianco invece troviamo caricatori a gas, quindi tutta la roba a gas o quello che mi serve, tipo granate, robe che comunque non sono fatte per AEG elettriche. Caricatori per la Beretta M9A3 Umarex a CO2, perché ce li ho, ve lo farò vedere dopo. I caricatori dell'MP9, ovviamente sempre a gas, un po' di altre robe, granate varie, tra l'altro questa mi sembra pesante, forse anche carica, chi lo sa. Fumogeni, bombolette, i colpi del revolver e quello che è ovviamente un dildo. Tondo non spaventa, a punta spaventa. Qui sotto troviamo tutti i mirini. Visto che l'ultima volta non ve li ho fatti vedere, vi siete incazzati come delle lepri. Adesso ve li faccio vedere. Primo mirino degno di nota è l'Elkan, simile Elkan in realtà, perché non è proprio quello originale. Questo è un Elkan Spectre, per essere precisi, è quello con il dottino sopra e poi dopo ovviamente l'ottica zoom qui sotto. Negli originali l'ottica può essere andata ad attivare e disattivare, quindi la magnification dell'ottica può essere andata a disattivare e disattivare con questa levetina qua. Su questo o non funziona perché si è rotto o non è finto. È un mirino veramente molto fico e ve lo consiglio. Degno di nota ci può essere anche questo, non entrerò nei meriti, tanto sono tutti mirini abbastanza banali. Un magnifier, sempre della GS Tactical, tra l'altro, che un tempo era di War. EOTech, che non uso più da anni perché tanto chi lo sa li usa più. E infine due dei vari e tanti EOTech, appunto, sfondati da dei pallini. Set story. Più in basso non è che ci sia tanta roba. Qua tengo tutti i pallini bio, non bio, Tippmann, GNG. Ah, questi qua sono fenomenali. Non vi faccio vedere da dove sono stati comprati perché non sponsorizzano in nessun modo il canale, però sono tipo del 1970, cioè sono pallini vecchissimi questi, comprati da un amico di mio padre che un giorno mi ha detto: li ho trovati in un cartone in soffitta. La marca è Excel, con scritte cinesi, giapponesi, non lo so. Vabbè, piccola nota dei tempi andati. Visto che ormai in campo mi prendono tutti quanti per il colu, il bidone di proteine con dentro i pallini, perché riesco a metterci dentro i caricatori e caricarli in maniera comoda, e quindi li tengo in questo formato qui. Roba veloce, BB loader, fast speed loader, bla bla bla, sono quelli che uso di più, di questi ne ho tre, poi dopo anche loading che uso proprio in campo. Questa zona qua invece troviamo tutte le pistole, oh mio Dio che cos'è quello, ne parliamo dopo, e i fucili che non utilizzo praticamente più, quindi quelli che giusto sono lì perché sono ricordi di tempi andati. Un po' di fondino, un po' di roba, il muro delle pece, poi ci muoviamo invece ai fucili che utilizzo e tutta la roba veramente molto nuova. Ci sono comunque le pistole adesso. Partendo dall'alto troviamo due delle mie tre maschere antigas preferite. Questa è sempre quella che abbiamo utilizzato nel video delle granate, che qui dentro ha i filtri, ha le ventole, quindi vi tiene la maschera filtrata e non si appanna mai. E questa invece è una versione russa di maschera antigas che ho preso perché è uguale a quella che c'è in Metro 2033, Metro Exodus, bla 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 bla. Saltiamo questa parte anche perché c'è un orologio con un carro armato russo. Tendo a specificare che non l'ho comprato io, mi è stato regalato da mio nonno e quindi saltiamo bene questa parte che non ce n'è bisogno. Partiamo con le pistole. New entry di quest'anno è la CZ. CZ, me la sto anche puntando in faccia, mi raccomando non fatelo voi. È veramente molto figa a mio parere, è un bel incrocio tra una Beretta e una Glock, dal mio punto di vista, poi dopo mi bestemmierete contro. E tra l'altro è stata fatta veramente molto bene, è del DSG, mi piacciono abbastanza le loro cose per quanto siano particolari. E questa ha vinto anche dei premi come miglior handgun di quell'anno in cui è stata prodotta. È veramente molto figa. Queste ormai le conoscete, sono le mie FNX45 Akimbo, ovviamente sono scariche per quello che le sto puntando, sono anche entrambe in sicura. Molto molto fighe, una si è rotta al gruppo di scatto e qualcuno mi ha perso l'attacca di mira anteriore, però sono veramente fiche e mi sento quasi come Lara Croft. Muovendoci più in basso,
troviamo il bellissimo revolver che, se avete visto il video della scorsa settimana, conoscerete molto bene. È quello da 2 pollici e mezzo. Dan Wesson, veramente molto fico, ha i bossoli dentro. È inutile stare qui a soffermarmici più di tanto. Tra l'altro ho comprato questi bossoli qui, che sono praticamente introvabili ormai. Io sono riuscito a comprarne almeno 2 serie da 6 e sono molto fighi perché sono estremamente realistici. Vabbè, hanno il buco lì, ma adesso sono veramente carini. Danno quel tocco di realismo in più alla vostra replica. Quante volte l'abbiamo detto, cari amici? Quanti tappeti vi ho venduto nel corso degli anni? Veramente tante. Parliamo un po' di Glock. Questa è la mia vecchia 35. L'ho adorata, ci ho sparato veramente tanto e poi ho scoperto Umarex ed è diventata abbastanza obsoleta. Questa è la solita 17 Gen 4, sempre di VE, gruppo di scatto completamente rotto e sono state macinate per bene. Arriviamo al punto clou della giornata. No, non scendere, ve la porto io su. Warren insisteva perché io prendessi una Beretta, una M9A3 ovviamente, a CO2 per poterla usare d'inverno, e quindi io ho preso una Beretta. E visto che sono uno sosno, l'ho customizzata. Tanto questa non è una Beretta normale, è la sua vecchia Beretta. E ho deciso di fargli un regalo in questo video e di customizzarla in questo modo. Quindi troviamo silenziatore in cartone tenuto fermo con delle fascette, un'impugnatura per darci impugnatura più salda e una sezione di camera d'aria per aumentare il grip sull'impugnatura e ovviamente un bellissimo pendaglio, pendente, orecchino per pistola. Devo dire che comunque è stata accessoriata meglio delle armi di Call of Duty Cold War. No ragazzi, stronzate a parte, M9A3, ovviamente della Umarex, è la vecchia pistola di War, l'ho presa io per giocarci d'inverno perché CO2 spinge un pochino di più, tutta questa chincaglieria ovviamente non ce la metto davvero sopra, fatta eccezione per la sezione di camera d'aria che mi dà un grip un pochino più particolare e la rende un po' più personale. È molto bella e ovviamente funziona veramente bene. 1911, questa l'avevo già recensita, non mi ricordo, è della UVG, una pistolaccia. Questa invece è una 1911 della VE 4.3 Desert Warrior, molto carina, gli hanno dato dei tocchi un pochino più particolari, diciamo, l'hanno modernizzata un pochino, la uso giusto così, un po' a scazzo, e perché volevo avere comunque una 1911 da poter utilizzare ogni tanto in campo. Il signor Pallottola, sempre con il lanciagranate suo solito, leggermente rovinato dal tempo e dai vari utilizzi, dovremmo utilizzarlo con le granate Tajin, quelle che si possono sparare i proiettili tattici di Tajin. Rimanete sintonizzati che dovremmo fare un nuovo video anche su quello. In conclusione, un'altra Beretta, questa ce l'ho da una vita, me l'ha regalato il papà di un mio amico, l'ho utilizzata in un sacco di cose, ormai non funziona più, si è anche sbragato il grilletto, però è importante citarla lo stesso. E ovviamente l'Ingram, ovvero il Mach 10. Stupendo, bellissimo, l'ho adorato, non ci ho mai sparato perché non ha mai funzionato, l'ho comprato usato, giusto per poter dire ce l'ho, è mio. Questa ovviamente è la mia pistola di ordinanza, se così la vogliamo definire, Glock 17 Gen 5 Umarex VFC, l'adoro, la utilizzo ormai da 1 anno e mezzo e mi sta facendo impazzire. E normalmente non uso questa torcia qua, che però per adesso è comoda perché l'altra purtroppo ha avuto un problemino, ovvero è caduta dalle scale, no non è vero, però ha avuto un problemino, me la stanno cambiando, normalmente uso e mi piacciono abbastanza quelle della Watson. Ho 2 caricatori per questa e ne sto comprando altri 2 perché ci sparo veramente tanto. Adesso, prima parte clou del video, acquisto che è arrivato oggi, la desideravo da tantissimo tempo perché mi piace collezionare pistole, ed è questa. Questo è il Peacemaker, chi di voi ha giocato a Red? Oh, metti pace, beh vabbè, ma... La Colt metti pace, bellissimo. Replica appunto della Colt Peacemaker, pistola utilizzata ampiamente all'interno della frontiera americana del West, nel selvaggio West. Dovevo tassativamente averla, non si può utilizzare in campo per nessun motivo perché spara 2 joule e mezzo. Quindi se per caso vedete uno che in campo arriva e dice oh, io uso questa, sono cacchi. Molto fico che proprio come nell'originale i colpi, quindi i bossoli dentro, vadano espulsi in questa maniera. Esatto, e vi arrivano nei denti. E poi dopo voi girate appunto questo affare qua, li potete rimuovere, poco macchinoso a regola. Vieni fuori, hai orto, in questa maniera, e poi dopo, tac, tac. Yes! Questa è la parete dei fucili che uso meno di tutti. Quindi quelli che sono qui un po' per scena, fanno parte di un vecchio periodo di Red.
Partiamo, andiamo veloci, che questa parte vi interessa fino a un certo punto. G36K, fucile della mia prima venuta al soft air. Sono come Gesù. Maniglione, ottica, l'ho utilizzato un sacco perché c'era in Stalker Call of Pripyat. Prima o poi ne comprerò uno e me lo modderò per bene. G36 Specna Arm, veramente molto bello. Tra l'altro avevo preso l'adattatore per montarci i caricatori da M4. Fico, 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 fico. E prima o poi ci metterò di nuovo mano. AK, non ne so abbastanza per dirvelo, quindi AK. E modificato e tutto il resto non l'ho mai utilizzato alla fin fine perché sono un po' scemo. E poi dopo un M4 più una R15, in realtà con base Evolution Cerakot, e poi paramano invece di un Honey Badger dell'Ares. E quindi questo è una specie di Honey Badger un po' strano. Passiamo adesso a queste due mitragliette, e una la conoscete, l'altra idem, e ve ne parlo, ve la porto un po' vicino. Questa è una AP01 modificata, è ancora un work in progress, non volevo spenderci un po' di dinarino, quindi ho fatto una roba un pochino più veloce e ci ho messo un po' di accessori che avevo in giro. Sostanzialmente calcio, in modo tale da poterla imbracciare, link in descrizione tra l'altro del calcio, e ottica JS Tactical, proprio da buttarci su un'ottica, puntatore con laser e torcia, silenziatore lungo, basta, devo comprarci il caricatore lungo in modo tale da poterla trasformare almeno in una pseudo mitraglietta. E non si fanno così le customizzazioni, non prendete esempio da me, a parte per alcune cose. Ovviamente il mio bimbo, il mio tesoro caro, dolce, adorato, ovvero l'MP9. Delizioso, stupendo, la adoro, gli ho montato la torcia. Mirino da pistola, quindi un pochino più corto, gli ho dovuto per forza montare lo sportellino perché costano tanto e se me lo sfondano con un pallino urlo di dolore. Silenziatore bello cicciotto e lo adoro, l'ho usata tantissimo, d'estate gioco praticamente solo con questa quando posso ed è spettacolare, è veramente molto molto bella. Tra l'altro è praticamente introvabile ormai perché si trovano solamente fondi di magazzino, spero che la rimettano in produzione e magari ne facciano un nuovo modello, più aggiornato. Sempre molto velocemente, qui c'è un pochino di tutto. Cinghia a un punto, cuffioni, questi sono gli M32 Earmore. Cuffioni da poligono, un cestino con tutta la roba avanzata, tipo fasce, robe, tasche particolari, cuffie e il resto. Cesta delle fondine, ci sono tutte 200 tipi di fondine diverse, tra cui anche tipo un porta spada, un porta accetta che utilizzavo quando usavo l'accetta in campo, finta ovviamente. Questa è la fondina che utilizzo adesso, è una fondina abbastanza costosa della Radar, veramente fenomenale a mio parere, monta e funziona solamente con le Glock 17, io ho la Gen 5 quindi sono a posto, e ha due sistemi di sgancio, quindi bisogna infilare la pistola così e così è bloccata e non vi va da nessuna parte. Poi per liberarla vi basta premere qui per liberare la parte sopra e poi il tastino di lato. È una delle poche fondine che permette di poter lasciare gli accessori montati sul ris inferiore della pistola e comunque metterla via senza tipo nessun tipo di problema. È veramente top e costa e vale tutti i soldi. Che cosa? Ok, tienila questa cosa qua. Visto che la videocamera sta impazzendo con la bassa luminosità, ve la faccio vedere anche da questa parte. Ripeto, fondina Radar è una bomba devastante. E vale tutti i soldi che costa, ha un rapporto qualità-prezzo che per me è fenomenale. Tra l'altro è tutta sporca di fango perché la uso per giocare. Qui c'è un po' di accessoristica varia, piastre, tasche, coltelli d'allenamento dammi, un caricatore maggiorato per G36, una scatola di finti proiettili per mitraglioni pesanti, ginocchiere e altra roba. Muro delle patch, cioè la mia collezione di patch che si sono andate ad aumentare, vi farò dei close up in modo tale che possiate vedere un pochino più nel dettaglio. E poi ci sono i guanti. Ultimamente sto usando veramente tanto, anche se è inverno, gli 05 Mechanics, quindi quelli più leggeri, perché mi piace avere un bel feeling sulle mani. Un altro paio di guanti che ho adorato e usato un sacco sono questi, gli Impact pesanti con le parti in finta pelle, sono veramente croccanti. E poi dopo qua ho anche tutti gli altri guanti, vari tipi di Impact, guanti normali eccetera eccetera eccetera, sempre tutti Mechanics. Io adoro i Mechanics, mi faccio il bagno nei Mechanics. E soprattutto qui più in basso troviamo l'altra mia maschera antigas, e questo è proprio il modello simile a quello di Metro Last Light, e ovviamente gli artigli di Wolverine, perché Wish regala anche queste cose. Qui sotto abbiamo la postazione di ricarica, che ovviamente è staccata onde evitare che prenda fuoco la casa se qualche lipo fa e ho qualche problema. Il mio zaino per andare a fare determinate robe, questo è estremamente economico, vi consiglio di prenderne uno un pochino migliore di questo che si sta spragando. Esattamente.
Dietro di me c'è il mio pannello con tutte le armi principali, quindi i miei fucili che uso di più, eccetera, 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 che vi porterò solamente se questo video arriva a 2000 mi piace entro una settimana. Quindi vi porterò tutta questa roba qui una volta che questo video, da una settimana dalla sua uscita, quindi entro sabato prossimo, arriverà a 2000 mi piace. Io ovviamente l'ho già girato, perché in questo momento io l'ho già girato, quindi voi l'avrete già pronto quando starete cliccando like, e se lo volete vedere, spammatelo a tutti i vostri amici, colleghi, compagne, ai nonni su Pornhub per quanto mi riguarda, e arriviamo a 2000 like. Ovviamente oltre ai fucili ci sono anche i miei setup, quindi le mimetiche e i tattici che utilizzo, tra cui c'è della roba Templar Gear molto molto bella. Vi invito nuovamente a mettere mi piace, a lasciare un commento e a farci sapere cosa ne pensate di questo tipo di contenuti. Noi ci vediamo, spero, settimana prossima con la parte 2 di questo video.